Sono sposato. Prima dell'inferno c'è stata la casa. Il bacio furtivo nel retro del giardino a 13 anni. L'odore e la puzza della casa. Le nuvole nere. L'ebbrezza del tuono molto vicino. Il rifugio del bambino. L'angolo vicino alla finestra. La coperta durante la febbre, la noia felice e brividi di beatitudine. Mamma! C'è stata in due parole l'intimità mentale. Mamma! Il campo decreta la perdita dell'intimità mentale, stabilendo così una nuova morte che respira. Ci sono molti modi di morire. Il peggiore è rimanendo vivi. Hai notizie di Tony? No. Ma tu che stai facendo? Sei lì a cercare te stesso, per caso? No, c'è... No, non sto cercando me stesso. Sono in New Mexico, mica in India. Ma quando torni a casa? Ti richiamo. Era suo? No. Era di Ernie Ray. Ha cambiato l'olio da poco? Più o meno un'ora e mezza fa. Ne ha messo un po' troppo. Troppo olio può provocare un'autocombustione. Può capitare. È piuttosto raro, ma può capitare. A pensarci bene, ultimamente mi capitano molte cose rare. Cerchiamo di essere concreti. Come potrebbe prendere la cosa Ernie Ray? Non sono un intellettuale, ma so riconoscere i nomi delle cose. E sai ora cosa sta accadendo? Sta accadendo una cosa enorme, fuori moda, che non si vede più. Una cosa che ha un nome preciso. Fiducia. Per questo te lo ripeto ancora. Non tradire la mia fiducia. Ho avuto un'educazione rigida, Cheyenne. Potrei avere una reazione molto rigida. Salve. Salve.